Grazie, buon pomeriggio a tutti. C'era Stefano, Product Manager per le soluzioni software Salvagnini. Partirei dal titolo: Soluzioni semplici per lo smart manufacturing con OPS. Perché soluzioni semplici? Perché molto spesso i termini tipo smart manufacturing, la smart factory, sono temi estremamente orientati al futuro, all'innovazione, ma spesso i nostri clienti ci chiedono di mettere a terra questi concetti, di distillarne i vantaggi e soprattutto di renderli facilmente comprensibili, perché questo permette loro di comprendere correttamente quelli che sono i vantaggi che queste soluzioni possono portare alla loro quotidianità. Quindi partirei direttamente da lei. Partendo da un punto di vista appunto di semplicità, questa è la nostra accezione, ciò che noi intendiamo in estrema sintesi con il concetto di Smart Factory. La Smart Factory per Salvagnini è una semplice combinazione tra macchine intelligenti e un processo intelligente. Ovviamente quando si parla di processo intelligente si parla di processo di produzione intelligente, tutto quel processo che sta intorno alla produzione in macchina, perché le macchine completano una serie di attività, ma ci sono moltissime attività, moltissime operazioni che i nostri clienti eseguono prima di arrivare alla produzione in macchina, siano esse di taglio che di piega, piuttosto che le operazioni successive, quindi il sorting manuale, l'organizzazione delle parti, la gestione logistica e quant'altro. Quindi il focus di oggi sarà su quel tema di processo intelligente. OPS sta per Order Processing System ed è la soluzione Salvagnini che dal 1993 noi proponiamo per l'efficienza di processo. Nel 1993 Salvagnini, grazie a una partnership con un cliente che già a quel tempo, pensate, aveva la necessità di produrre con un impianto completamente automatico, era l'industria delle porte metalliche, in lotto 1, con una parte diversa dall'altra, in completa modalità just in time. Quindi già 30 anni fa c'era un'esigenza di produzione estremamente dinamica. Insieme a questo cliente abbiamo sviluppato questo software e da lì, negli ultimi 30 anni, abbiamo continuato ad evolvere la soluzione, ad estenderne i casi d'uso e quindi l'abbiamo scalata su casistiche diverse, tipologie di impianti diversi, configurazioni macchine diverse e clienti diversi, quindi non solo il settore delle porte, ma scatole elettriche piuttosto che condizionamento, riscaldamento fino ai terzisti. Quindi abbiamo coperto tutte quelle che sono le casistiche del mercato. Andiamo un po' più in dettaglio per capire che cos'è OPS, proprio per prepararci a quelle che sono un po', diciamo, tre video che proponiamo oggi per farvi capire, quello che intendiamo come soluzioni semplici. Allora, qui abbiamo rappresentati i tre macro elementi che concorrono nel processo di produzione tipico che coinvolge le attività quotidiane dei nostri clienti. Abbiamo il software gestionale, ovvero il software che contiene tutte le informazioni di cui i nostri clienti hanno bisogno per gestire quotidianamente, settimanalmente e annualmente la loro produzione. Dopodiché abbiamo il software di programmazione, in questo caso l'ecosistema Salvagnini Stream, che è essenzialmente quella parte di software in cui il cliente va a convertire quelle che sono le geometrie di produzione, quindi i disegni di 2D piuttosto che le parti 3D, in istruzioni macchina. Le istruzioni macchina che verranno poi passate alle macchine per completare l'effettiva produzione. Al centro di questi tre elementi vediamo OPS che agisce come torre di controllo, si integra completamente con tutti questi tre elementi allo scopo di ottenere che cosa? Quello che dicevamo prima, un processo di produzione efficiente. Quindi abbiamo un processo che parte dal software gestionale, il gestionale invia tutta una serie di informazioni ad OPS, OPS in maniera semiautomatica o automatica agisce da coordinatore della programmazione, prepara tutte le informazioni, quindi le istruzioni di produzione per le macchine, guida gli operatori macchina sia nelle operazioni di pre-produzione che nelle operazioni di post-produzione e grazie ad OPS ancora le macchine aggiornano istantaneamente, quindi in real time, tutto quello che è lo stato di produzione all'interno del gestionale. Questo ciclo si chiude. Ora, torniamo sul concetto di soluzioni semplici. Qui vogliamo proporvi un paio di video in cui vi visualizziamo
quelle che sono le tre operazioni di cui abbiamo parlato ora, quindi la fase di programmazione, dopodiché vedremo un breve video di una produzione su un certo tipo di flusso produttivo composto da un laser e da una piegatrice, e poi vedremo un altro tipo di impianto. In questo riusciremo ad analizzare quali sono tutti i dettagli di queste soluzioni. In questo caso abbiamo diciamo il cappello del programmatore, siamo in ufficio, stiamo simulando l'invio di un ordine di produzione al software OPS, questo è il nostro ordine, quindi ci sono un po' di parti che devono essere prodotte attraverso un taglio laser per poi essere piegate in una piegatrice con attrezzaggio automatico. Come vedete, istantaneamente tutte le parti vengono messe a disposizione, automaticamente grazie agli algoritmi automatici e all'intelligenza di OPS viene creato il nesting e in pochissimi secondi il nostro cliente è in condizione di inviare il job, quello che chiamiamo la nostra raccolta di istruzioni macchine, di istruzioni macchina alle macchine per lanciare la produzione. Quindi in questi pochi secondi che avete visto siamo passati da un ordine a degli elementi di istruzioni macchina per lanciare la produzione. Da qui passiamo ora a bordo macchina. Qui abbiamo sempre OPS che grazie a questo strumento va a guidare l'operatore nel sapere esattamente qual è la sequenza delle parti da produrre, dei job da produrre, quindi anche in questo caso non serve carta, è un processo completamente privo di iterazioni non efficaci e non vantaggiose, quindi togliamo tutti quelli che sono i classici colli di bottiglia che ci sono tra l'ufficio, chi invia poi diciamo la pianificazione della produzione e chi si occupa di eseguirla. Qui abbiamo reso un po' più rapido il video appunto per non focalizzarci sulla parte di taglio. Ecco che abbiamo tagliato il nesting, abbiamo detto prima OPS aiuta i nostri clienti in fase di pre-produzione, quindi programmazione guida l'operatore nello scegliere il corretto job e quindi la corretta sequenza di produzione, e qui vediamo come OPS supporta l'operatore anche nelle fasi di selezione delle parti. Quindi in questo caso queste parti, alcune di queste parti hanno una marcatura laser, la vediamo qui, questa marcatura ci servirà per identificare e tracciare, quindi ancora una soluzione per tracciare le parti all'interno del processo. Qui abbiamo OPS che guida l'operatore nella selezione delle parti, e in questo caso vediamo anche un'altra tipologia di strategia di tracciabilità, perché sappiamo che alcuni clienti possono marcare le parti, altri clienti hanno bisogno di più informazioni, ma soprattutto non possono riportarle direttamente sulla lamiera, ad esempio per parti che devono essere verniciate. In questo caso la selezione delle parti, il sorting manuale è stata fatta dall'operatore che è stato guidato interamente da OPS. Qui vediamo un AMR, quindi Autonomous Mobile Robot, l'evoluzione dei precedenti AGV, che sposta il materiale, quindi operazione intralogistica tra una tecnologia e l'altra, la parte, quindi tutto il kit in questo caso che deve essere piegato arriva in piegatrice, l'unica attività che l'operatore deve eseguire è scansionare questi codici riportati sulla lamiera, il programma si carica in automatico, la macchina in questo caso si attrezza in automatico, quindi stiamo parlando di una B3 auto, e nel momento in cui tutte le informazioni sono disponibili e la macchina è pronta, possiamo partire ed eseguire la piega. Come avete visto, questo è un caso tipico di un flusso produttivo che sicuramente molti di voi vedono tutti i giorni, quotidianamente, di laser e piegatrice. È chiaro che vederlo sviluppato in questo modo, con questa tipologia di integrazione, i vantaggi sono evidenti. Vediamo ora un caso diverso, in questo caso si tratta di un impianto diverso, completamente automatizzato, magazzino automatico, punzonatrice e cesoiatrice integrata S4 e posizionata in linea con una pannellatrice Salvagnini. In questo caso avete visto OPS ha guidato di nuovo l'operatore macchina, l'operatore dell'impianto nella scelta di quelli che sono gli ordini da mettere in produzione. Qui abbiamo un impianto che ha una caratteristica principale, cioè non funziona, non viene a gestire solo una produzione in linea, ma alcune delle parti vengono scaricate nella stazione di mezzo, quindi alcune parti sono soltanto punzonate e scaricate, altre vengono anche piegate.
qual è la grande differenza, diciamo, rispetto al processo precedente? Che qui l'impianto è completamente automatico e quando le parti sono all'interno di un impianto automatico la tracciabilità è garantita al 100%, ma ci sono due punti in cui queste parti, dopo essere state prodotte, lasceranno l'impianto. Un punto è questo, da dove a breve uscirà la parte piegata. Nel momento in cui la parte piegata esce dall'impianto automatico, se non viene tracciata, non viene identificata, le probabilità di perderla all'interno del processo produttivo del cliente, assemblaggi, verniciature, piuttosto che saldatura, è estremamente alta. E qui OPS aiuta i nostri clienti, quindi OPS guida l'operatore nel dare le informazioni relative a questa parte, quindi l'operatore sa esattamente dove portare questa parte, qual è il flusso produttivo successivo di questa parte e permette all'operatore anche di marcare e di identificare questa parte. Tracciabilità garantita al 100% all'interno del flusso. Questo è il secondo punto di uscita dell'impianto, dove le parti sono state impilate in queste due posizioni. Anche in questo caso il nostro tecnico si avvale del supporto dell'AMR, una tipologia diversa rispetto a quella di prima. In questo caso abbiamo delle parti impilate su due pallet. OPS visualizza all'operatore tutte quelle che sono le informazioni relative a questa produzione, le informazioni sulla destinazione della parte, il codice dell'ordine e quant'altro. Quindi l'operatore anche in questa fase è completamente guidato e sa esattamente che cosa deve fare. Anche in questo caso, qualora ci fosse un cambio, una variazione, OPS garantisce di mantenere tutte queste informazioni all'interno del flusso, gli operatori sanno cosa devono fare, i programmatori sanno quello che devono fare e andiamo a togliere tutti quelli che sono eventuali colli di bottiglia, inefficienze del processo. Qui abbiamo sintetizzato 6 vantaggi, sono dei macro punti, vorrei leggerli insieme a voi, che ci garantisce, diciamo, l'inserimento all'interno del processo produttivo dei nostri clienti dell'architettura OPS. Allora, innanzitutto riduce al minimo le attività a basso valore aggiunto e quindi concentra le risorse, concentra gli operatori del cliente nelle attività ad alto valore aggiunto. Mettiamo know-how dove serve, lasciamo fare al software tutte quelle attività che possono essere tranquillamente gestite dal software. Permette di aumentare l'efficienza di processo e la capacità produttiva. Perché? Perché se rimuovo colli di bottiglia, efficienzo le attività, a maggior ragione riesco a garantire una maggiorazione della capacità produttiva. Garantisce un miglior utilizzo di materie prime e di risorse aziendali. Ad esempio, l'esempio più tipico è il fatto che OPS permette di mixare moltissimi ordini, moltissimi componenti tra loro all'interno di un unico nesting. Questo non crea confusione all'operatore perché comunque l'operatore è guidato, ma garantisce dall'altra parte un migliore utilizzo della lamiera riducendo lo sfrido. Caso tipico. Velocizza le attività di programmazione rendendo più reattiva la produzione. Perché? Perché se sono più rapido ad effettuare attività di programmazione in ufficio, riuscirò ad essere più reattivo in produzione, quindi eventuali cambi, urgenze, riuscirò ad essere molto più rapido nel gestirle. Guida gli operatori macchina nelle attività di produzione, abbiamo visto prima attività di produzione prima e dopo, quindi nella gestione delle sequenze e poi nelle attività di sorting e di attività, diciamo, intralogistica. E per ultimo garantisce identificazione e tracciabilità completa sia del materiale grezzo, che dei semi lavorati, che delle parti prodotte, quello che abbiamo visto nel video. Vorrei chiudere con un ultimo punto. Allora, abbiamo parlato di OPS. OPS non è una soluzione monolitica che viene installata da un cliente e a cui il cliente magari deve adattarsi e quant'altro. Al contrario, lo scopo di OPS è essere una soluzione estremamente modulare, quindi è costituita e costruita su diversi moduli che hanno ciascuno di loro una funzione ben specifica e a seconda delle configurazioni macchina di cui il cliente ha bisogno, piuttosto che della modalità di produzione che il cliente vuole affrontare, noi andiamo a costruire una soluzione su misura per ciascun cliente. Quindi questo è estremamente importante perché ci rende flessibili ed adattabili al cliente.
Un'altra cosa estremamente importante, si parla di digitalizzazione, si parla di evoluzione, talvolta noi parliamo appunto di evoluzione, diciamo, industriale del cliente, dove accompagniamo il cliente nella sua crescita, nell'evoluzione di quelli che sono i processi aziendali, le modalità di lavorazione, le tecnologie coinvolte. È una realtà però che ci sono diversi clienti, tutti i clienti sono diversi e ciascuno di loro ha un livello di quella che noi chiamiamo digital readiness che è diversa, nel senso che ci sono clienti che parlavano di efficienza di prodotto, digitalizzazione 15 anni fa, 20 anni fa e alcuni clienti che magari cominciano ora ad approcciare queste tematiche, questo mondo. Come facciamo ad aiutare questi clienti grazie ad OPS? Essenzialmente grazie ad OPS noi permettiamo dei livelli diversi di integrazione, quindi da un cliente che ha un alto livello di digital readiness noi definiamo già una soluzione ad alto livello di automazione e procediamo subito con l'installazione. Da clienti che hanno bisogno di un loro percorso adattivo di crescita, che cosa facciamo? Noi partiamo con tipicamente una visione a 1, 2 o 3 anni. Partiamo ad installare e a, diciamo, integrare dei livelli di base di questa soluzione per poi crescere di anno in anno. Questo permette ai clienti di adattare tutta l'organizzazione, permette ai clienti di crescere e permette ai clienti di digitalizzarsi senza sforzi, ma soprattutto senza scossoni, cosa che sicuramente è una cosa che nessun cliente vuole, perché ogni perturbazione alla produzione sarebbe comunque qualcosa che non porta beneficio. Bene, io vi ringrazio, se avete bisogno di ulteriori informazioni, se avete domande, noi siamo allo stand Salvagnini, quindi potete chiedere di me, Stefano Cera, se avete occasione di venire a visitarci al nostro headquarter di Vicenza potremo mostrarvi e potrete toccare con mano tutte le soluzioni che avete visto. Grazie.